Sono venuto a Lesk per parlare dello Zanshin Tech, la prima arte marziale digitale della storia. Il nostro scopo è quello di insegnare attraverso il metodo delle arti marziali tradizionali la vigilanza durante l'uso della tecnologia ai ragazzi e agli adulti. E quindi abbiamo creato una nuova arte marziale che ci risulta la prima arte marziale digitale del mondo, a quanto pare, in cui insegniamo tutto ciò che riguarda la difesa dal conflitto tecnologico. Siamo partiti dal cyberbullismo per i ragazzini e poi ci stiamo estendendo a qualunque conflitto tecnomediato. Abbiamo iniziato aprendo una piccola palestra a Genova, adesso iniziano ad aprire palestre un po' in tutta Italia perché il metodo funziona, le aggressioni vengono fermate e i ragazzi ne escono molto più sicuri e coscienti di quello che è la tecnologia, di come viene utilizzata, di come utilizzarla e di come guardarsi le spalle in rete. Le tecniche utilizzate sono sempre le stesse, sono circa una decina di tecniche di attacco e dando loro un nome, insegnando ai ragazzini a riconoscerle, la ragazzina, il ragazzino che se le vede scagliare conto non dirà il mondo ce l'ha con me, dirà sto tizio mi sta facendo una tecnica preliminare dell'attacco diretto e la espellerà da se stessa, sarà un problema che può gestire perché gli può dare un nome e la può riconoscere. E ovviamente abbiamo anche le contromosse, sia contromosse tecnologiche che contromosse più psicologiche, proprio di gestione dell'aggressione, di gestione dell'aggressore. E funzionano perché da quando abbiamo aperto la palestra a ottobre 2014 abbiamo già fermato due aggressioni abbastanza pesanti ai danni di due ragazzine e quindi abbiamo intenzione di proseguire. Ad esempio c'è la tecnica preliminare della seduzione, che è una tecnica che ci mette molto tempo e porta il bersaglio a fidarsi dell'aggressore. È una delle tecniche più difficili da identificare perché l'aggressore lavora molto bene per fare in modo che il bersaglio si fidi. Abbiamo la tecnica preliminare della falsa identità, che invece è molto facile da identificare. Quando l'aggressore dice di essere qualcun altro e io gli faccio delle domande specifiche e vedo che lui sfugge, non risponde e ci sono tecniche di contrasto specifiche. Mi faccio spedire una mail e la rintraccio, mi faccio spedire magari una foto e spero di poterla geolocalizzare. Cerco di rompere il velo di anonimato e di scoprire chi c'è davvero dall'altra parte. Oppure la tecnica preliminare della raccolta di informazioni, quando l'altra persona inizia a farmi tante domande perché sta raccogliendo dati su di me per poi poterli utilizzare in quelle che non sono tecniche preliminari, ma sono tecniche di attacco, attacco personale diretto, attacco personale continuato, ripetuto e sistematico, e oppure gli attacchi sociali che sono proprio volti alla distruzione dell'io sociale e in ultima analisi l'istigazione al suicidio, che trattiamo ovviamente per ultima perché è quella più delicata.